Buonasera a tutti e bentornati nei Timoni di Aci Reale. Siamo di nuovo qui per una degustazione birraria. La birra che abbiamo scelto per questa sera è la Babel del birrificio Foglie d'Erba. Allora, Foglie d'Erba è un birrificio di cui abbiamo parlato qualche mese fa. Avevamo parlato della sorella maggiore di questa birra, avevamo parlato di Ofelia. È un birrificio di Forni di Sopra, provincia di Udine, quindi è un birrificio friulano. Ed è un birrificio che dal mio punto di vista ha tanto da dire, soprattutto per quanto riguarda le birre luppolate. E nel caso specifico, quella che abbiamo davanti è una Pale Ale da 5 gradi, una Pale Ale che riesce a fondere sapientemente sia i luppoli americani che quelli tedeschi. Troviamo al suo interno quindi del Tettnanger, troviamo della mandarina, e del mandarina Bavaria, pardon. Poi c'è anche del Citra, c'è cioè del Centennial, del Simcoe, invece per quanto riguarda la parte americana. E dal punto di vista della struttura, per quanto riguarda i malti, invece abbiamo addirittura tre tipi di malto differenti. Abbiamo del Marisotter, che come abbiamo già detto tante volte è un malto poco caratterizzante per quanto riguarda il gusto della birra. Poi abbiamo del Pale Malt, ovviamente, si parla di una Pale Ale, e andiamo a chiudere in secchezza con un Pilsner Malt. Il lievito, cosa che ho adorato del birrificio Foglie d'Erba, perché nella scheda di descrizione delle birre sul proprio sito mette anche il tipo di lievito che utilizzano. Loro lo definiscono come un house yeast, quindi un lievito della casa, un ceppo che utilizzano presumibilmente all'interno del loro birrificio molto spesso, e lo definiscono come un ceppo della casa, ma ibridato da qualche cosa di inglese, quindi si parte da un lievito tipico dell'Inghilterra, questo viene fatto crescere, coltivato in una cultura o all'interno del birrificio o all'interno di una struttura che servirà poi da gancio per il birrificio, e in questo modo hanno cercato di ricreare in Italia una pale ale di stampo più o meno inglese, però ovviamente con un tocco di modernità dato dai luppoli americani di cui parlavamo prima e dalla combinazione anche con i luppoli tedeschi. Altra particolarità del birrificio è l'acqua che utilizzano. Utilizzano un'acqua molto pura, un'acqua di alta montagna, di conseguenza anche questa avrà un pH o comunque un profilo dal punto di vista dei sali minerali presenti che tenderà a rendere la birra ovviamente un po' più leggera. Ma sto parlando tanto, penso che in questi casi la cosa migliore sia andare ad assaggiare la birra così da poterne discutere insieme. Troviamo davanti una birra con una carbonazione medio-alta, ha una schiuma bianca che scricchiola man mano che la sto versando nel bicchiere, ma gli aromi dei luppoli già si sprigionano e li sento fortissimi da qui. Lascia tutti un po' stupiti la potenza aromatica che ha questa birra perché, come dicevo prima, il suo profumo si sente anche a buona distanza. È una birra tendenzialmente molto pulita, molto, molto limpida, appunto. Volendo, ha un leggero residuo sul fondo che andremo a versare successivamente. E vi faccio vedere come la schiuma sia una parte importante. Per quanto riguarda il perlage, comunque la carbonazione che sale dal fondo del bicchiere verso l'alto è una carbonazione molto viva e veramente, veramente attiva. Il profumo è un profumo di frutti tropicali, in particolare poi possiamo sentire forte forte degli agrumi. E il mandarina Bavaria già ci fa intuire che uno dei profumi dominanti potrebbe essere del mandarino. Poi c'è il citra americano e quindi tutto il comparto del citrico, per cui si va dall'arancia passando per qualche leggerissima nota di limone e un pochettino di pompelmo. Poi abbiamo il Simcoe che le dà una parte leggermente erbacea, il Tettnanger lo stesso. Abbiamo una complessità di luppoli che crea un aroma molto spostato sulla frutta.
in bocca. È come se stessi bevendo un succo di frutta vero e proprio, perché si parte con un primo attacco di pompelmo e di conseguenza quel leggero amarognolo che ti dà il pompelmo, soprattutto nella parte della pellicina interna. Poi si va verso il mandarino e si vira fino all'arancia per tornare alla secchezza e al leggero amaro del pompelmo. Non è una birra di quelle amarissimissime, come dico di solito che adoro, ma nonostante questo ha veramente tanto da dire. Mi vedete così, così anche preso da questa birra perché dal mio punto di vista il birrificio Foglie d'Erba è uno dei birrifici che in Italia al momento sta preparando una delle migliori pale ale ed è quella che stiamo degustando ora. Ma questo, ripeto, è il mio personalissimo palato. Poi per ognuno magari ci possono essere sfumature e gusti diversi. Per quanto mi riguarda, mi tocca personalmente perché mi piace molto. Andiamo a raccogliere anche il fondo e a sporcare di conseguenza anche un po' la birra. Come vedete, c'è un leggero manto che scende e che va a renderla un po' più opaca rispetto a quello che era prima. Andiamo a vedere se cambia anche i sapori. Indubbiamente andare a sporcare in questo modo la birra ha portato l'effetto che ci aspettavamo, cioè il gusto è leggermente cambiato, è diventato leggerissimamente più dolciastro e anche con una nota vagamente acidula. Vagamente acidula dovuta a cosa? Dovuta sicuramente al residuo della bottiglia e anche a a un insieme di sapori dati sia dai luppoli che dai malti e poi dai lieviti. Nel complesso è sicuramente una birra da aperitivo, una birra che volendo si potrebbe anche associare a qualche cosa del nostro menù. Magari quando verrete a trovarci chiedeteci qualche consiglio in sala su che cosa abbinarci meglio. Una birra che consiglio a tanti, soprattutto a chi magari è stanco di bere sempre i soliti dolcioni che provengono dal Belgio e ha voglia piano piano di avvicinarsi a qualcosa di differente e a provare gusti diversi. È stato divertente un piccolo aneddoto della serata appena terminata, perché stiamo registrando, sono le 5 meno un quarto di mattina. Durante la serata ho fatto fare questa esperienza ad un ragazzo che fino alla settimana scorsa ha sempre bevuto solo ed esclusivamente Belgian Ale e è stato divertente vedere come gli si sono spalancate le pupille perché ha cominciato a conoscere un mondo nuovo di gusti e di sapori. Detto questo vi invito a venirci a trovare al locale, io in questo periodo sarò al bancone, in sala c'è Isa, quindi o di sotto se dovete solo bere o di sopra in sala se dovete anche cenare, qualcuno che vi possa consigliare su quale birra assaggiare, su che cosa provare, tranquillamente lo troverete. Vi invito a cliccare mi piace sul nostro canale YouTube, a venirci a trovare al locale come ho già detto prima, a cliccare mi piace anche sulla pagina Facebook e magari a segnalare se ho detto qualche cagata, che può capitare, è tardi, sono stanco, può succedere. E soprattutto anche segnalarci se magari vorreste vedere qualche video di qualche birra in particolare. Non potremo soddisfare tutte le richieste, ci avevano chiesto settimana scorsa di degustare qualche cosa di Birra del Borgo, qualcosa di Baladen. Allora, Baladen noi non lo trattiamo per scelta perché francamente in termini di gusto a me e a mia moglie non piace tantissimo. Ha alcune produzioni interessanti, ma la gamma per il grande pubblico non è nelle nostre corde. Per quanto riguarda Birra del Borgo era ovviamente un ottimo birrificio artigianale, non lo è più per quanto riguarda la legge italiana, perché comunque è stato acquistato da Bimber, che era multinazionale belga, e quindi la proprietà non è più del birraio di Leonardo Di Vincenzo, ma la proprietà è a Bimber. Di conseguenza abbiamo deciso di toglierlo dal locale e aspettiamo. Per curiosità personale, di capire quando le produzioni saranno completamente in mano da Bimber, perché ancora c'è una fase di transizione, se le produzioni manterranno il livello
con cui siamo stati abituati o se queste subiranno delle modifiche a causa appunto dell'acquisto. Detto questo, vi ringrazio per averci seguito fino a qui e vi ricordo soprattutto che se il video non vi fosse piaciuto, ci verrà su.